via, naturalmente dopo aver salutato i presenti, chiamerò poi anche il vice sindaco Michela Favaro, che ci ha gentilmente onorato della sua presenza, a portare il saluto della città. Però naturalmente voglio prima di tutto ringraziare tutti i presenti. Siamo qua riuniti per consegnare un premio dedicato a una delle personalità femminili del cinema più importante, che ha lasciato e continua a lasciare un segno anche nel mondo del cinema internazionale. Spero di aver suscitato con questa descrizione un po' di curiosità in tutti voi. Adesso chiamo qua sul palco Michela Favaro per portare il suo saluto personale e immagino del sindaco e della città. Prego Michela. Grazie, ringrazio il presidente Ghigo, ringrazio la Fondazione CRT, ma soprattutto il Torino Film Festival, che permette ogni anno di portare la nostra città all'attenzione del mondo del cinema. E stasera poi sono particolarmente felice perché si premia un'attrice di livello internazionale, che è una donna, e che in particolare rispetto a un film dove si racconta anche una storia di donna, di una donna che ha così dato un valore alla vita culturale del paese. Quindi buona premiazione e grazie per tutto quello che il Museo del Cinema e Torino Film Festival fa per la nostra città. È veramente importante perché dobbiamo essere sempre più attrattivi dal punto di vista culturale. Il cinema è un veicolo straordinario. Grazie. Grazie Michela. Sì, anche noi come museo ci stiamo impegnando. Questo successo significativo della mostra di Tim Burton ne è un esempio eclatante. Chiamerei adesso il direttore Domenico De Gaetano, che porterà chiaramente alcune sue considerazioni su questo premio. Prego Domenico. Buonasera a tutti, è una gioia essere qui soprattutto nell'aula del Tempio della Mola Antonelliana. Beh, più che sul premio, su Laura Morante, nel senso che abbiamo imparato a conoscere Laura Morante sin da giovanissima, quando recitava soprattutto a teatro con Carmelo Bene e poi nei primi film dei fratelli Bertolucci o di Nanni Moretti. Poi si è trasferita, come sapete, negli anni '80 a Parigi, e di lì effettivamente è iniziata una carriera che l'ha portata sia sul cinema, naturalmente, a lavorare con registi italiani e sia anche con registi europei. Ne ho elencati alcuni giusto perché insomma sono tutti autori molto importanti e non volevo dimenticarmene qualcuno, per cui li leggo, ma sono pochi. Amelio, Salvatore, Virzì, Giordana, Placido, Lucchetti, Archibugi, ma anche per esempio João César Monteiro, Alain René, Alain Tanner, Mike Figgis e Vincent Aranda. E poi soprattutto importanti credo siano anche lei, un'attrice che diventa anche regista, quindi con Ciliegine a Solo, che ne hanno svelato anche il suo talento dietro la macchina da presa. Quindi questo premio speciale della Fondazione CRT credo sia importante proprio perché va a premiare un'attrice, anche un'artista, una regista donna, in un momento davvero importante e decisiva per il cinema internazionale ma soprattutto italiano. Grazie Presidente. Bene, grazie Domenico. Volevo anche esortarvi a fare un applauso a Steve Della Casa, che ha così ben diretto questa 41esima edizione del Torino Film Festival, che tra i tanti meriti che ha, possiamo già dirlo oggi, ha avuto indubbiamente il merito, su un'onda magari che già fortunatamente si era mossa, di riportare tantissime persone nelle sale cinematografiche, e questo è l'elemento chiaramente che più ci gratifica. Chiamerei adesso qua su Giampiero Leo, una mia vecchia conoscenza. Vieni Giampiero. Alessandra Siviero, che fa parte del consiglio direttivo della Fondazione CRT, che chiaramente ringraziamo per aver organizzato questo premio. Piero Giampiero. Grazie. Beh, intanto il clima è tutto bellissimo, Enzo, anche le novità che avete inserito, ma io sono particolarmente contento di essere al Museo del Cinema, perché il museo è in questa Costituzione, si fece nel 2000, si inaugurò, quando presidente era Ghigo, io ero assessore alla cultura
e gli chiedevo sempre soldi. Non sempre lo accettavo volentieri, ma alla fine gnaulavo tanto che mi accontentava. Dicevo: tanto io posso stare in consiglio fino alla messa di Natale. Oggi è mio dovere, lo dico pubblicamente, e della deliziosa collega Alessandra Siviero, che di fatto la mia co-partner nella commissione cultura della Fondazione CRT, restituire il favore, anche perché il museo è straordinario. Una delle iniziative è stato questo premio a Laura Morante, di cui non leggo il curriculum perché io sarei lunghissimo, io amo le riunioni, i ritiri, le messe, lunghissime, ma non posso imporle agli altri. È talmente famosa, talmente brava, talmente geniale che stamattina mi sono limitato, però adesso la motivazione però dovrò leggerla. Sì. Ma voglio dire prima ancora che l'abbiamo scelta anche emblematicamente, perché non soltanto per la sua immensa storia, ma anche per la capacità di coinvolgere le giovani e i giovani, che è da sempre un nostro, come dire, preoccupazione principale. Per questo tutte le iniziative del Museo del Cinema, della Film Commission, anche quella abbiamo fatta noi, Enzo, anche se è in mani eccellenti, però qualcuno doveva dare l'avvio. E quindi possiamo chiamare la fantastica Laura Morante, che dovrà sentire la motivazione. Prego, Laura. Oh, prego. Lei ha così tanti ammiratori che non si ricorderà che io sono venuta a sentirla, a vederla al Festival delle Borgate, poi l'ho salutata perché Enzo mi diceva: ma tu cacci il naso da per... e se sono assessore alla cultura devo andare a vedere la cultura, mica si fa stando negli uffici, giusto? Vero Domenico, che anche tu, certo, hai sempre, certo, girato. E uno deve andare proprio a godersela, almeno quello. Adesso che mi occupo dei diritti umani devo andare nei campi profughi e sotto i bombardamenti, era meglio la cultura. Vi leggo la motivazione. E lei è la collega Alessandra Siviero, una colonna della Commissione Arte e Cultura. Poi abbiamo il rappresentante della CRT, ma qui il presidente Ghigo rappresenta tutti, ma lo saluto perché è un collega, ex collega di Consiglio regionale, che ha sempre difeso la cultura. Allora, non è molto lunga, mi avrei scritto di più. Protagonista del mondo dell'arte e della cultura contemporanea, nonché espressione del miglior cinema italiano e internazionale, ha saputo fondere con eleganza che la contraddistingue l'arte drammaturgica classica al coraggio di sperimentare e di lavorare con le nuove leve attoriali. Grazie anche all'impegno dei tanti maestri del nostro cinema con cui ha lavorato, ha dato voce a tante donne al tempo stesso delicate e forti, ironiche e drammatiche, collezionando così una serie di personaggi che la conferma un'attrice completa, versatile e affascinante. Quindi siamo ben lieti di dare questo premio, che è soprattutto un impegno morale a sostenere questa linea. Anche io mi batto da sempre per la parità, da quando ero all'elementare, infatti in Calabria mi prendevano per il sedere tutti i miei compagni dicendo: ma che masculo calabrese sei. Invece oggi ho mia moglie che, quando faccio proventi per la parità, dice: ma perché fai proventi per la parità se noi donne siamo superiori? E quindi, come vedete, non si fa mai giusto, ma noi ci proviamo. Quindi gliela faccio consigliare da donna a donna, da grande donna a grande donna. Ma la foto la facciamo insieme, vieni Enzo. Ma la foto la facciamo insieme. Insieme, Gaetano, Domenico, di Gaetano. Insomma. Posto? Perfetto. Fatto. Destra, sinistra, centro. Bene. Centro, soprattutto centro. E lei al centro. Grazie infinite, complimenti a questa meravigliosa gente che c'è al cinema. Bravi tutti, vi sosterremo e condivideremo. Grazie, complimenti. No, non insisto. Ricevere un premio. No, che posso dire che è molto bello ricevere un premio in un posto così significativo e così bello. E poi cercherò di essere all'altezza di tutti i complimenti che ho ricevuto, in parte immeritati. Quindi sono parziale. Ci proverò, insomma, a non deludere. Va bene, grazie. Grazie. Bene, possiamo proseguire. Ci vediamo poi alla proiezione del film.